24 nomi, 13 uomini, 11 donne con un'età media di 48 anni. È la squadra del Partito Democratico per le amministrative del 12 giugno a Riccione. Tre nomi tra i consiglieri uscenti, Cristiano Andreuccioli, Simone Imola e Simone Gobbi, anche figure con esperienza politica e amministrativa come Ilia Varo, ex assessore nella Giunta Pieroni, l'ex comandante della Polizia Locale Fabio Franchini e Giuseppe Lomagro, per 18 anni presidente di famiglia raccionesa, ma anche giovani alla prima esperienza nella politica attiva e 10 non iscritti al partito. Tutti o quasi, nei loro interventi, hanno puntato il dito sulla scarsa condivisione con gli altri enti del territorio da parte dell'amministrazione Tosi, che avrebbe finito per isolare la città. Pochi input sul programma, oggetto di una conferenza ad hoc, ma grande enfasi sul ruolo della candidata, la civica Daniela Angelini, centrale nella coalizione allargata voluta dal PD. Si riparte dall'umiltà di aver fatto l'opposizione, combattendo, rispondendo colpo su colpo sui contenuti, consapevoli del passato ma decisi a giocare la partita sul piano del futuro, ed è per questo che si riparte con un progetto politico completamente nuovo, civico, in cui partiti e movimenti civici insieme scelgono di sostenere la candidatura di Daniela Angelini. Riccione è una città che per vocazione, in una regione europea, in una regione che fa dell'accoglienza un suo tratto distintivo, Riccione ne è simbolo, ne è emblema, e questi anni hanno rappresentato chiusura, paura, e invece noi crediamo che Riccione debba riscoprire la sua grande vocazione. Vogliamo costruire questo progetto e misurarci sulle proposte, non vogliamo che la campagna elettorale diventi rissa. Non ho mai partecipato alla vita politica partitica e questo ci tengo a sottolinearlo, perché credo che la rappresentanza di questa trasversalità di pensiero e di visioni possa essere espressa principalmente da una civica. L'Angelini ha ribadito la necessità per Riccione di invertire la rotta. La rotta di una situazione che ci sta portando alla deriva per tutta una serie di atteggiamenti e di comportamenti che fanno sì che non tutti sono stati trattati allo stesso modo. Questa cosa non può andare avanti. Siamo una comunità che ha pari dignità in tutte le sue forme, in tutte le sue rappresentanze, spesso non riconosciuta.